terapeuta, come dicevamo, è un terapeuta attivo, quindi che si coinvolge anche lui nel processo, nella relazione in corso, che si esperisce nel presente e questo significa che il terapeuta è in grado di empatizzare, e cioè di mettersi nei panni dell'altro, questa è l'empatia, nei panni dell'altro, calarsi nella realtà emotiva dell'altro, qualcosa che succede temporaneamente, quindi è come se in un momento particolare ci fosse una intensa fusione dove l'uno e l'altro sono molto in intimità e il terapeuta o il counselor può esprimere i propri sentimenti che possono essere diversi da quelli del paziente.